熊熊熊。Stracotidiano, siamo nella biblioteca di Palazzo dei Celestini, senza atomica, trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari. Siamo per questa presentazione di questa mostra col segretario generale italiano di Senza Atomica, Daniele Santi. Andiamo a presentare questa mostra. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Sì, come dicevo, appunto, siamo arrivati alla sesta tappa in Italia di Senza Atomica, è la terza tappa della versione compact della mostra, che è stata inaugurata e lanciata nel 2011 a Firenze, con una conferenza che è stata inaugurata invece alla Camera dei Deputati a Roma. La mostra giunge quindi dopo essere passata già da Firenze, Pesaro, Milano e nell'ultimo mese anche nella città di Tavarnelle Val di Pesa in Toscana e a Ravenna. Quindi arriva tra due giorni a Manfredonia, fresca. Bene, parliamo dei temi di questa mostra. Per fare l'altro dite: costruire una visione del mondo fondata sulla cultura della fiducia reciproca. È ancora possibile oggi? Assolutamente sì, questo è il desiderio del presidente della Soka Gakkai, Daisaku Ikeda, dal quale diciamo nasce, e siamo tutti, diciamo, come membri della Soka Gakkai, siamo impegnati in questo legame con questa persona che da ormai 50 anni e più comunque si sta impegnando in dialoghi per portare questa cultura della appunto fiducia reciproca in tutto il mondo. D'accordo, un'altra domanda, parlate tanto del disarmo nucleare totale, ma proprio a partire dal disarmo interiore di ogni individuo, cosa volete dire con questa cosa? Questo è spiegato soprattutto dal sottotitolo, che è parte integrante del titolo, quindi Senza Atomica non si limita a voler eliminare le testate nucleari dalla faccia del pianeta, ma è proprio il sottotitolo, parte integrante del titolo, che è trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari. E questo è il percorso un po' che viene fatto anche durante la mostra, vengono diciamo portati i visitatori a questa riflessione, a questo trasformare proprio l'atteggiamento nei confronti dei conflitti nel quotidiano. Da lì originano diciamo le guerre, da lì possono essere cambiate. D'accordo, gli appuntamenti per i prossimi giorni di questa mostra, oltre alla presentazione di stamane? Vari cittadini di Manfredonia si stanno impegnando in flash mob, iniziative anche collaterali per coinvolgere più persone. Ovviamente noi ci auguriamo e siamo sicuri insomma che ci sarà una grande partecipazione soprattutto della mostra, che è uno strumento necessario per informare e far prendere consapevolezza alle persone. D'accordo, ringraziando il segretario generale italiano di Senza Atomica, Daniele Santi, buongiorno all'Assemblea di Stato, grazie. Grazie a voi. Sì, sono Donato Di Bari, dello staff organizzatore della mostra Senza Atomica, trasformare lo spirito umano per un mondo libero dalle armi nucleari. Questa mostra giunge a Manfredonia per la prima volta in Puglia, quindi partiamo da Manfredonia con questa mostra, poi certamente girerà anche in altre città della Puglia. Questa iniziativa in realtà nasce un po' da lontano. Nel novembre dello scorso anno la città di Manfredonia ha approvato una delibera di consiglio comunale, tra l'altro approvata all'unanimità, la numero 38, nella quale prendeva proprio degli impegni per fare delle iniziative di sensibilizzazione verso i cittadini, verso la città, sui temi appunto della senza atomica. Inoltre in questa delibera la città di Manfredonia impegnava il sindaco a farsi promotore verso il Presidente della Repubblica, verso il Ministero dell'Interno e degli Esteri, per cercare di sensibilizzare in sede internazionale sui temi del disarmo, per cercare di arrivare di fare un passo avanti per la non proliferazione delle armi nucleari. Per cui la città di Manfredonia ha già preso posizione da questo punto di vista. Quando c'è stata la possibilità di ospitare questa mostra, noi l'abbiamo presentata questa possibilità al sindaco e agli assessori alla cultura e all'istruzione, che subito hanno creato insieme con noi le condizioni per rendere questo evento diciamo possibile. Questa mostra è stata presentata in realtà per la prima volta nel 2007 a New York, la sua versione originaria ovviamente in lingua inglese, poi ha girato vari stati del mondo, negli Stati Uniti, Nuova Zelanda, Austria, è arrivata in Europa, in vari stati, e in Italia è stata presentata, la versione tradotta in italiano, presentata, è stata prodotta, diciamo, è fatta dall'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, è stata presentata nel febbraio del 2011 alla Camera dei Deputati ed è stata insignita anche di una medaglia come premio di rappresentanza dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
Quindi oggi noi arriviamo qui dopo questo percorso, questa mostra è in forma compatta, diciamo, degli originari 42 pannelli più i vari video, ce ne sono 15, sono stati sintetizzati, più un video che riporta varie testimonianze dei sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki. Parliamo della mostra anche con la presenza? Sì, prego. Ciao a tutti, sono Antonio Armiento, faccio parte anch'io del comitato di Senza Atomica. E, niente, volevo fare un cenno su questa linea di continuità che esiste tra, diciamo, la città di Manfredonia e queste iniziative promosse anche dall'Istituto Buddista Italiano Soghai Gakkai. Volevo ricordare 11 anni fa questo comune ha insignito il presidente Daisaku Ikeda, diciamo il promotore di questa mostra, del premio Città di Manfredonia come costruttore di pace, perché qui si è organizzata 11 anni fa a Palazzo dei Celestini una mostra sui costruttori di pace che ha coinvolto più di 3.000 partecipanti, 3.000 visitatori. Quindi questo comune è sensibile a queste nostre iniziative e anche con questa mostra noi vorremmo trasmettere sempre questo messaggio che è rivolto un po' al cuore dei cittadini. Tra l'altro ricordo ieri c'è stato un flash mob in Piazza del Popolo dove insomma, proprio si è puntato a coinvolgere soprattutto le nuove generazioni con, diciamo, dei balli, dei palloncini inneggianti comunque al messaggio di pace che questa mostra vuole portare. L'invito è che la cittadinanza possa visitare la mostra e quindi trasmettere e veicolare questo messaggio che è sul... Gli appuntamenti sono, per quanto riguarda l'esposizione della mostra, inaugurazione al chiosco di Palazzo San Domenico alle ore 18.30 del giorno mercoledì 22 maggio 2013 e la mostra sarà lì esposta fino al 2 di giugno. All'interno della mostra sono organizzati vari eventi collaterali come un concerto, una rock session al Look nel giorno 22 alle 22 dove si esibiranno dei gruppi locali sempre con messaggio di Senza Atomica e nonché il famoso teatro dei Muppets che sarà anche, diciamo, questo evento trainante, portante, rivolto ai bambini per questo messaggio di Senza Atomica. Un saluto e grazie a tutti. Stato quotidiano, siamo sempre all'interno di Palazzo Celestini, nella biblioteca cittadina con Mary Armiento, che era una referente cittadina dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. C'è la presentazione di questa mostra, dunque Senza Atomica, fra le diverse analisi, quella di un disarmo nucleare totale a partire dal disarmo interiore di ogni individuo. Che cosa volete dire? Certo, tutto dovrebbe partire proprio da noi, dal dialogo con gli altri. È proprio dalla fiducia del fatto che ci possa essere un dialogo, che ci possa essere un'apertura verso gli altri. È impossibile pensare a un disarmo nucleare all'esterno di noi, se prima questo non parte da dentro di noi. E questo è lo sforzo, proprio nel quotidiano, nelle nostre azioni quotidiane, partendo proprio dal nucleo più piccolo. Il fatto proprio di cercare un dialogo e una serenità interiore, altrimenti all'esterno non si manifesta niente. Fra le altre, diciamo, sia analisi di quella dibattete sulla quale si occupa la mostra, anche quella di costruire una visione del mondo partendo dalla fiducia reciproca, è ancora possibile oggi? Certo, io voglio credere molto in questo, infatti sto avendo a che fare proprio con delle nuove generazioni che mi piacerebbe proprio dirlo a tutti, che dobbiamo proprio credere partendo dalle basi, dal futuro, dai bambini, dalle nuove generazioni, che c'è questa possibilità proprio di disarmarci interiormente. Per dato che lei è referente cittadino dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, a Manfredonia che sviluppo ha avuto tra le vostre? Bellissimo, bellissimo. Infatti, come dicevo poc'anzi, ci sono proprio dei ragazzini di 18 anni. Abbiamo istituito anche per l'occasione un concerto musicale. I ragazzi hanno proprio aderito naturalmente a questa iniziativa. Infatti suoneranno il 22 alle ore 9 a Look. E ho visto proprio un grande entusiasmo rispetto a questa cosa. Cosa lega, con questa concludiamo, lei al buddismo? Che cosa la lega al buddismo? Che cosa mi lega al buddismo? Tutto. Il buddismo è vita.
Va bene, ringraziando Meralmento, arrivo qui da Manfredonia, buongiorno al Segno di Stato, grazie. Ciao, grazie a tutti. Allora, sempre per la mostra Senza Atomica, qui dalla biblioteca cittadina di Manfredonia, come ragazza Muscatiello, un artista, c'è questo simpatico personaggio, vuole spiegarci chi è? Allora, noi abbiamo creato uno spettacolo per spiegare con parole piuttosto semplici e dirette ai bambini che cosa potrebbe succedere al mondo se queste atomiche facessero la loro parte. Però la storia poi, come tutte le storie, per fortuna almeno le storie finiscono bene. Noi siamo delle persone che crediamo fortemente che le storie possano finire bene anche nella realtà e quindi ci diamo da fare per fare in modo che i bambini comincino sin da ora a credere nella possibilità di cambiare il mondo. Un passaggio possiamo farlo, un passaggio con il... Certamente. Bonjour, je suis François, io sono il presentatore, n'est-ce pas? E sono colui che tiene le fila di tutto lo spettacolo, senza di me non potrebbe succedere nulla, n'est-ce pas? Allora, io vi attendo, tout le monde, voilà. Oui, Nico, tout le monde, arrivederci, scusate il mio italiano, è poco, non sono molto bravo in italiano, ma non fa niente, j'adore les enfants, adoro i bambini e vi aspetto tutti quanti in tutte le scuole di Manfredonia e possibilmente anche per le strade e le piazze di Manfredonia. Baiser. Bravo, okay. merci, basta, è un po'... Grazie, la ringraziamo. Grazie.